Maratona di 2 ore e 45 per l'Ipos e Audas per avere ragione di un avversario tosto più che mai. Nella decima giornata del campionato di Serie B2 uomini, biancazzurri di Leo Castellaneta e Roberto Ferraro hanno battuto il Taviano per 3-2, al termine di un match assai complicato rispetto alle previsioni della vigilia. I salentini mostrano da subito la loro aggressività, ingaggiando una lotta serratissima con i padroni di casa, e si portano a casa il primo set ai vantaggi 29-27. Avvio di secondo set in cui i biancazzurri hanno l'animo pieno di cattiveria e grinta, da Mitidieri, Garofalo fino a passare a Durante, al resto della squadra non ci stanno a farsi sfuggire il match e con un po' di fortuna e tanto cuore pareggiano 25-20. Terzo set con molta più concentrazione e meno errori rispetto ai salentini, che però dopo aver perso 17-25 nel quarto si riscattano appieno con un 25-18 che manda la partita al tie-break decisivo. Anche in questo caso è tiratissimo. Ma ogni punto diventa una gioia o delusione da entrambe le parti, eppure ancora i vantaggi sono determinanti. Se nel primo era stato a favore di Taviano, quello decisivo e vincente 20-18 premia l'Ipos e Audas con il pallone schiacciato dagli avversari che finisce fuori. Festa e gioia per chiudere il 2015 con un secondo posto consolidato più che mai.